Un'attrice atipica di Tutto Giallo Rosso in esterni per l'epilogo del mini sondaggio Vota il gol più bello del Catanzaro 2017-2018. Nell'ultima puntata della nostra trasmissione del lunedì, lo ricorderete, abbiamo selezionato 5 dei 35 gol realizzati in questo torneo. Si trattava del gol di Letizia Bisceglie, di quello di Zanini a Trapani, di Infantino pure lui a Trapani, di Falcone in trasferta con la Leonzio e di De Giorgi a Monopoli. In base alle preferenze telefoniche e soprattutto sulle pagine social, Letizia ha avuto 5 voti, Falcone 13, Infantino 20, Zanini 60. Il gol più bello del campionato giallorosso secondo i tifosi l'ha segnato Francesco De Giorgi con il siluro al Monopoli alla 32esima giornata, gol che ha avuto ben 95 preferenze. De Giorgi, allora complimenti. Ah, grazie mille, ringrazio soprattutto chi ha deciso di votare il mio miglior gol della stagione. Un gol bello in tutta la sua esecuzione, potente, che peraltro ha determinato anche la svolta decisiva del Catanzaro che mirava poi, come ha fatto, alla salvezza. Sì, era, come abbiamo già detto in precedenza, una partita fondamentale per il proseguo del campionato per quanto riguarda il raggiungimento della salvezza. Grazie al mio gol e poi al raddoppio di Zanini siamo stati capaci a vincere una partita molto difficile, un campo difficile, e quindi poi lì è stata, diciamo, una folata di gioie e di tutto quanto quello di positivo che serviva per arrivare al raggiungimento della salvezza. Qualcuno dice era entrato da poco, forse ha scaricato anche la rabbia per essere rimasto in panchina, ma non è così. No, assolutamente. Faccio parte di un contesto come la squadra del Catanzaro importante, quindi non è un problema partire dalla panchina. L'importante era un momento della stagione troppo delicato per poter pensare alle cose personali. Il gol più bello che la gioielleria Megna, sponsor di Tutto Giallorosso, vuole premiare con un oggetto trendy molto particolare. Tommaso Megna, di che cosa si tratta? È vero, Nico, noi abbiamo deciso di omaggiare ovviamente il nostro campione, chi porta ovviamente alto la bandiera del Catanzaro, con un bellissimo pensiero, un orologio ovviamente fashion giovanile, un orologio V-Wood realizzato interamente in legno naturale e che tra i ragazzi, il quale ovviamente lui è, sta spopolando tantissimo. E allora procediamo a questa estemporanea premiazione. Giorgi, un difensore che segna il gol più bello, non è che qualche compagno potrebbe rosicare? Sì, c'è stato qualche sfottò alla notizia della mia vittoria per quanto riguarda il gol più bello, infatti, però ci abbiamo scherzato sopra, i ragazzi sono stati molto contenti, soprattutto del gol che ho fatto. Venivo da un momento un po' delicato dove mi c'ero messo, diciamo, solo personalmente dopo una lunga squalifica, quindi i ragazzi sono stati molto contenti di festeggiare insieme a me. Magari si candida come campione da battere per l'anno prossimo, se resterà come sembra a Catanzaro. Ma speriamo, speriamo, speriamo bene. No, a parte tutto le cose personali, che non sono uno che si vanta molto delle cose personali. L'importante è ripartire l'anno prossimo con un piglio giusto, il piglio importante, sappiamo l'importanza della piazza, quindi dobbiamo metterci tutti quanti a disposizione, chi rimarrà e chi verrà, perché è un campionato difficile, dobbiamo cercare di fare qualcosa di più importante. Pertanto, peraltro, in questa fase c'è anche un altro vincitore, è Davide Colace, tifoso giallorosso, che ha partecipato alla votazione e che potrà ritirare un premio simbolico, Megna. È vero, noi abbiamo messo anche in palio ovviamente un omaggio per un tifoso, tra i tanti tifosi ne abbiamo dovuto scegliere uno solo, e meritano tutti quanti, e sicuramente la consegneremo tra qualche giorno. Ciao, piacere.